Il colore delle parole, storie e suoni a cura di Silvana Guida. C'è stato un momento in cui l'umanità non sapeva di esistere. Uomini e donne girovagavano tra le piante, i bambini razzolavano insieme agli armadilli. Quando avevano fame, coglievano la frutta matura o appioppavano una randellata a qualche animale selvatico di passaggio. Alcuni prendevano a randellate anche la frutta matura, ma dopo si sentivano oscuramente infelici. Non c'erano case, non c'erano strade. C'era il mondo, questo sì. Un mondo i cui confini erano tracciati nell'animo di ognuno. Stiamo per lanciare un nuovo prodotto, è una bomba e da voi vogliamo una campagna pubblicitaria bomba. Allegato trovi il documento strategico di presentazione del nuovo prodotto. È in copia unica, riservatissimo. Te la mando in anticipo perché tu cominci a mettere al lavoro da subito i tuoi ragazzi. Ti ricordo che siete i migliori. Sterzi rilegge la firma. Ponzi. Guarda la data del documento. Un anno prima. Sterzi guarda fuori dal finestrino le strade intasate di automobili. All'improvviso gli gira la testa. La sua mente comincia ad annodare i fili. Ponzi è amministratore delegato dell'Axe Corporation, la multinazionale, il loro più grande cliente. Sterzi torna a guardare il pacco di fogli. Questo documento parla di un nuovo prodotto del nostro più grande cliente. Il nostro più grande cliente si fida di noi. Ci vuole affidare il lancio pubblicitario del nuovo prodotto. Ecco perché ci ha mandato questo documento. Un anno fa. Per un anno questo librone che vale miliardi ha fatto da sostegno al ficus del nostro presidente e da ritrovo per le tarme. Poi è stato usato come proiettile per disincagliare un tonno imbalsamato dal condotto dei rifiuti dell'agenzia di pubblicità di cui, se non ricordo male, sono un dirigente di un certo peso. E ora ce l'ho sulle ginocchia, con un anno di ritardo, su questo tram. Di fianco a un tronno marcescente. Sterzi guarda il tonno. Il tonno guarda Sterzi. Non c'è un minuto da perdere. Sterzi si getta nella lettura del documento. Axe Corporation, documento strategico di presentazione. Riservato. Bello bellissimo, Lemon Lemon è un nuovo detersivo liquido per pavimenti prodotto dall'Axe Corporation. Come si intuisce dal nome, si tratta di una nuova profumazione, limone, della linea Bello Bellissimo che va ad affiancare i già affermati Bello Bellissimo Classic, Bello Bellissimo Bosco Pirenaico, Pino Silvestre e il più recente Bello Bellissimo Eden Nasale, Lavanda.
L'opportunità di mercato apertasi per bello bellissimo Lemon Lemon è emersa casualmente in un test condotto per altri fini, lancio di una bibita al limone, su 12 consumatrici di fascia socio-economica media. Alla domanda: a cosa associate il profumo di limone? Il 58,33% ha risposto al pulito, il 25% ha risposto alla campagna e solo il 16,66% ha risposto alle scaloppine al limone. Nonostante il fatto che questo test sia stato condotto 52 anni fa nell'allora Indocina francese, oggi Cambogia, e si riferisca quindi ad un contesto sociale per molti versi differente dallo scenario attuale del nostro paese, l'azienda ritiene validi i suoi risultati di base. L'azienda conferma pertanto valida l'iniziativa di lancio di Bello Bellissimo Lemon Lemon e a questo proposito intende promuovere al più presto un primo incontro con l'agenzia per pianificare al meglio la strategia di comunicazione del nuovo prodotto. Questa è la pagina 1. Seguono 3.000 pagine di ricerca sul mercato dei detersivi liquidi per i pavimenti, italiani ed esteri, 1.000 di ricerca sul profilo del consumatore di Bello Bellissimo, 500 di strategia per il prodotto, 100 di riassunto generale, 10 di riassuntissimo. Poi c'è l'ultima pagina. Ci sono solo due righe. Riassumono tutta la strategia di comunicazione. Dire che Bello Bellissimo Lemon Lemon pulisce bene e che sa di limone. Corollario. Dire che sta di limone, oltre che pulisce bene. Su quest'ultima pagina, immagine, una scritta a matita. E farne primo lavapavimenti Purfam, tipo il profumo? Sterzi depone il libro, ed ancora seduto sul tram. Intorno a lui, nessuno. Tutto è buio e silenzioso. Ha letto le ultime 1.000 pagine alla luce verdolina che promana dal tonno, ormai fosforescente. È arrivato in deposito da chissà quante ore. Nessuno ha avuto l'ardire di avvicinarsi a disturbare la sua lettura, anche per via del grande pesce che sembra vigilare sulla sua concentrazione. Sterzi si alza, produce un suono di noci da gomiti e ginocchia. Si passa una mano sugli occhi, cerca di spegnere il tonno. Sente di aver lavorato sodo per la propria azienda. È già proiettato al domani. Apre il finestrino, alza lo sguardo sulla targhetta vietato sporgersi. E sorride. A chi vietato? A un vincente. Non si può vietare a un manager vincente di sporgersi verso il proprio futuro. Inspira l'aria della notte, sporge la testa dal finestrino e viene centrato in pieno da un gatto che balza all'interno come lanciato da una molla. Altri gatti seguono a catapulta e il tram si popola all'istante di code, baffi e miagolii. Mentre i felini circondano di attenzione il tonno, il manager se la svigna con i calzoni a brandelli. Sotto il braccio il librone. Nella mente un progetto, sulla faccia graffi. L'uomo di marketing e la variante limone, Walter Fontana.